ricorrenza importante, quella celebrata a Casoli di Chieti il 5 dicembre 1943, nasceva la Brigata Maiella, unica formazione partigiana ad essere insignita con la medaglia d'oro al valore militare nel 1963. Per onorare la storia e l'ottuagenario della nascita della Brigata Maiella, nel comune teatino durante la giornata si sono susseguiti tanti eventi e incontri. Dopo l'inaugurazione del murales Nati Liberi degli artisti Nicola Ciuneco di Totto e Lorenzo Scugio Nicoletti nei pressi dell'Istituto Superiore Algeri Marino, accompagnati dalle note della banda di Guardia Grele, gli studenti, il corpo docenti, le istituzioni, le forze dell'ordine, i membri dell'AMPI e della SPI-CGL si sono recati al teatro comunale. Sul palco, anziché il classico incontro unilaterale, oltre alle autorità presenti, gli studenti hanno interagito attivamente con le numerose personalità. In particolar modo si è svolto un vero e proprio confronto con il professor Gianni Oliva, storico e saggista di fama nazionale e internazionale. A seguito, dibattito molto partecipato con numerosi spunti di riflessione tra Ivan Pedretti, segretario generale nazionale SPI-CGL, e Ferdinando Pappalardo, vicepresidente nazionale AMPI, e gli alunni dell'Istituto Casolano. Nel pomeriggio, dopo la deposizione della corona in onore dei combattenti e dei caduti della Brigata Maiella sotto la casa natale del comandante Ettore Troilo, sempre nella location del teatro comunale, gli studenti hanno mostrato ai presenti gli elaborati e lavori svolti sul tema della resistenza e una mostra. Il commento del vicepresidente AMPI Ferdinando Pappalardo e il segretario generale SPI-CGL Abruzzo e Molise Antonio Iovito. Doveroso perché senza la Brigata Maiella, ma le formazioni partigiane, il contributo anche degli internati militari italiani, insomma tutti coloro che hanno concorso in varia misura alla lotta di liberazione, noi non avremmo la democrazia, la libertà e la Costituzione repubblicana di questo paese. Quindi è un dovere morale oltre che politico, però io penso che non ci si debba limitare a commemorare, a ricordare, a rendere omaggio. Bisogna anche trarre un insegnamento da queste vicende, da questi sacrifici, il frutto durevole della resistenza alla Costituzione. E quindi è sempre opportuno coniugare lotta di liberazione e Costituzione. L'attualità della resistenza e la riproposizione dei temi che pone la resistenza oggi fanno parte di uno scontro sociale, politico. Si dice che la resistenza significa essere partigiani, no? Partigiani in realtà significa soprattutto stare da una parte. Da una parte la democrazia, la pace, stare dalla parte delle condizioni, diciamo, di allargamento delle libertà e della tutela dei più deboli. Stare, diciamo, essere partigiani vuol dire ovviamente non condividere le idee che sono state alla base del fascismo.